Ciao ragazze, ciao ragazzi. Oggi ho qui un bel pacchetto da Michelle Nails. Andiamo subito a fare l'unboxing, ma prima di tutto, se ancora non siete iscritti al mio canale, vi ricordo di iscrivervi schiacciando il tasto iscriviti qui sotto per non perdere nessun video a tema Nails. Ecco qui tutto il mio bellissimo bottino. Allora, in realtà il pacco era abbastanza grande, ma non ho preso cose super entusiasmanti, ma cose molto utili per il lavoro di tutti i giorni. Cominciamo da questo boccione. Come vedete, ho preso un boccione da 1 litro di cleanser. Allora, vi dico perché ho scelto questo. Innanzitutto perché io preferisco utilizzare e comprare sempre i boccioni da 1 litro, perché di solito c'è un pochino di risparmio. E poi perché io lo compravo di solito sul sito di Karma Nail, che avevano il boccione da 1 litro di cleaner che era proprio alcol isopropilico puro. Purtroppo non ce l'hanno più, ce l'hanno solo in formato da mezzo litro e comunque questo qui di Michelle Nails è ancora più conveniente. L'unica cosa è che spesso e volentieri nei siti non c'è scritto la composizione del cleanser. Cleaner, chiamatelo un po' come vi pare, non ho ancora capito quale sia la cosa giusta da dire. Comunque l'ho acquistato e ho detto boh, vediamo. E sono stata comunque piacevolmente colpita. Io vi dico la verità, l'avevo già aperto il pacco, di vedere che comunque all'interno ha alcol isopropilico, etile acetate e profumo. Quindi utilissimo e va benissimo anche per sgrassare la lamina ungueale non avendo olio al suo interno, quindi sono contentissima di averlo preso. Il prezzo mi sembra che era sui 14 euro, comunque vi scrivo tutto qui nel video oppure nell'info box. E non l'ho aperto, quindi non so che odore faccia, se ha un profumo, no, sa, odore classico, leggermente un po' più profumato dell'alcol isopropilico puro, ma nulla di entusiasmante. E quindi questo utilissimo, lo sapete, insomma, io questo lo uso anche al posto del nail prep. Andiamo avanti, ho preso anche un remover per semipermanente. Questo l'ho pensato proprio solo per il semipermanente classico, quindi quello, una passata di base, una di colore, il top e via. Perché comunque quando mi capita di fare il semipermanente classico a persone che vogliono le unghie sistemate solo per una volta all'anno, magari in occasione delle ferie, opto comunque per un semipermanente normale, ovviamente se la lamina e l'unghia me lo permette, e quindi poi molto semplicemente vado a fare la rimozione con il remover o con l'acetone, perché tanto, cioè, fatto una volta all'anno non succede assolutamente nulla. E quindi ho dovuto fare scorta perché avevo finito l'acetone e quindi ho preso questo. Poi Michelle Nails ogni tanto nei suoi pacchi mette un bel regalino. Questo è come quello di Natale, mi hanno mandato. Ah, è vero, ci sono in più anche queste mollettine per i capelli che sono deliziose. Io adoro queste cosine. Probabilmente 15 anni fa, quando avevo 15 anni, le avrei amate alla follia, ma mi piacciono ancora adesso. E poi ci sono le salviettine con il remover, che sono utilissime comunque per quando magari siamo in ferie, insomma, utili. Le tengo nel mio cassetto, possono essere utili in tante situazioni. Il pezzo forte del mio acquisto è sicuramente lui. Guardate un po' cosa ho comprato. Ho preso una Gummy Base Builder che hanno preso il posto delle non mi ricordo come si chiamavano, delle comunque altre basi builder che avevano Michelle Nails. Quelle non le hanno più a catalogo e hanno queste. Ne ho sentito parlare benissimo, le colorazioni mi sembravano tutte belline. Ho preso la numero 2 e sono curiosa di vedere com'è, perché ragazze, io sono alla ricerca di basi per semipermanente o comunque basi builder per soak off, però nella boccetta grande. E soprattutto che non costino un occhio della testa. Queste in offerta venivano 8 euro. Comunque c'era poi anche lo sconto del 20% su tutto il carrello, quindi alla fine ho risparmiato tanti bei soldini. Ma vediamo subito com'è. Wow! Allora, la colorazione è stupenda. Probabilmente in video la vedete un po' più smorta del rosa che è in realtà. Molto bella. Sapete a cosa somiglia? Se avete la base HD Pink di Passione Unghie, il colore a vederlo così mi sembra abbastanza uguale. Comunque, la densità pure, vi dico la verità, è bella densa. Wow, questa adoro.
ora considerate che siamo anche in inverno, quindi la sua densità è un po' più alta di quello che sarà in estate, però direi che in inverno con questa densità riusciamo a fare anche due unghie alla volta, o perlomeno io d'inverno sono solita fare due unghie alla volta, in estate assolutamente no. Bellissima, quindi questa assolutamente non vedo l'ora di provarla. Bravi Michelle Nails. Motivo del mio ordine essenzialmente è stato che avevo bisogno di fare scorta di punte per la fresa. Guardate qui quante ne ho prese. Allora, su Michelle Nails sono molto molto riforniti di punte per fresa di tutti i tipi e a prezzi direi abbastanza accessibili. Quindi, ripeto, siccome io ho fatto l'acquisto con lo sconto del 20% che c'era per l'8 marzo, ne ho approfittato e ho preso un bel po' di cosette. Allora, entriamo nel vivo, vi faccio vedere uno ad uno che cosa ho preso. Ho riacquistato le punte in silicone, queste qui, che le ho già, io queste le uso a fine servizio insieme all'olio per andare a uniformare, insomma, a rendere più liscia la pelle tutta intorno alle nostre unghiette. Oppure anche finita la dry manicure, senza utilizzare l'olio, con questa vado ulteriormente a levigare un pochino la pelle e avendo la punta riesco proprio a farla passare bene in queste zone, a tirare su ancora la pelle e a levigarla. Mi piacciono tantissimo, vengono se non sbaglio sui 4,90 € l'una, ne ho prese tre. Poi ho preso due di queste che il codice è PU095, sono delle punte fiamma a fascetta blu, quindi a grana media, ad abrasività media, ovviamente per fare la manicure. Vediamole un po', mi sembrano fantastiche a vederle così, la qualità mi sembra molto alta. Questa è la prima volta che le acquisto, quindi non so dirvi come sono, ma mi sembrano molto molto valide, quindi poi le proverò. Poi ho preso anche la pallina, una l'ho tirata fuori dalla plastichina per farvela vedere, ne ho prese due. Allora, in realtà questa è da 3 mm, se non ricordo male, volevo quella da 4, ma come al solito è sempre, sempre, sempre sold out, quindi non riesco mai ad acquistarla. E ho detto, boh, vabbè, prendo questa e vediamo comunque di renderla utilizzabile, insomma, per fare un po' di manicure, magari anche senza tagli. Vediamo, anche se vi dico la verità, a me la tecnica senza tagli non mi fa particolarmente impazzire, però voglio provare e imparare a farla al meglio, perché sicuramente ogni tecnica va comunque imparata. E boh, vediamo un po' come mi troverò. Ho preso anche questa fascetta blu, come vedete. Ovviamente questa si può utilizzare sia per andare ad alzare bene la gonnellina dalla cuticola, oppure per, insomma, metodo classico, diciamo, andare a levigare bene questi angoletti ed eventualmente anche andare a togliere e a frantumare la cuticola. Ma vedremo, perché non so se mi piace usarla per questa cosa. Comunque ne ho prese due anche di queste, giusto da provare. Poi ho preso anche una punta da rimozione, questa la devo ancora aprire, quindi la apro in video con voi. Anche di questa ho preso una fascetta media, perché per andare a rimuovere il soak off, se mi permette, con rinforzo, io sono solita usare la punta appunto con la fascetta blu, mi trovo molto bene. E questa l'ho scelta perché è un po' più piccolina rispetto a quella che uso di solito. Io uso la Flame Blu, quella di Passione Unghie, che è comunque bella cicciottina. E questa, boh, ero curiosa di provarla, specialmente perché magari a volte quando ci sono quelle unghiette corte, piccoline, con questa punta, secondo me, è molto comoda perché riusciamo ad arrivare bene in tutti i punti dell'unghia. Sì, mi piace. Bella, mi sembra di ottima qualità, quindi anche questa probabilmente quando farò il refill alle mie unghiette la vado a provare e poi vi faccio sapere come mi trovo. Quindi vi consiglio come sempre di iscrivervi anche alla mia pagina Instagram, ve la lascio qui perché per tutte queste recensioni un po' last minute ne parlo sempre nelle storie oppure in qualche post dedicato sul mio profilo. Quindi vi consiglio di andare a seguirmi anche lì.
Tra l'altro, per chi non lo sapesse, mi sono anche iscritta a TikTok, anche se è un social che devo ancora un po' studiare e capire. Comunque, vi lascio qui anche il mio nome su TikTok, quindi se volete seguirmi anche lì, mi trovate anche lì con contenuti sempre diversi, sia da YouTube che da Instagram, perché comunque non faccio gli stessi contenuti su tutti i social. Ad esempio, chi mi segue su Instagram, io consiglio sempre di iscrivervi anche qui su YouTube, perché ci sono alcuni contenuti che non vedrete su Instagram. E viceversa, ci saranno alcuni contenuti che non vedrete su Instagram, ma vedrete su TikTok. Quindi vi consiglio di seguirmi su tutti i social, quindi Instagram, TikTok e qui su YouTube, per essere sempre aggiornate su tutte le mie cose, tutte le recensioni che faccio e i prodotti che provo per voi. Ok, questo era tutto il mio bottino che ho preso da Michelle Nails. Fatemi sapere nei commenti se ci sono dei prodotti Michelle Nails che secondo voi dovrei assolutamente provare, perché è un'azienda, diciamo, nuova che sto cercando di imparare e quindi di imparare e di conoscere i loro prodotti soprattutto. Mi intriga tantissimo perché a livello di qualità-prezzo secondo me è fantastica. Io ho un altro paio di gel e mi sto trovando veramente bene. Quindi fatemi sapere se ci sono dei prodotti che dovrei provare secondo voi, anche dei semi permanenti, se conoscete qualche linea in particolare, perché Michelle Nails ha varie linee di semi permanenti, quindi fatemi sapere nei commenti, lo sapete che io sono sempre aperta a consigli. Vi invito ancora una volta ad iscrivervi al canale se vi piacciono i miei contenuti, regalatemi anche un pollice in su, condividete questo video sui vostri social se vi è stato utile e vi mando un bacio e vi aspetto i prossimi video. Ciao!